Pace a te, anche stasera siamo insieme ed è bellissimo di poter condividere insieme la parola del Signore. Siamo cinque pastori, quattro hanno già preparato qualcosa e proseguiamo. Sono tutti dei pezzettini della parola del Signore che servono per il nostro nutrimento. Ognuno di noi, oltre ad aver dato la propria vita al Signore, ogni volta preghiamo che il Signore ci dia quella porzione che serve per il momento, perché il Signore conosce i nostri bisogni. Perciò non possiamo dire io penso così, faccio così, no. Dobbiamo chiedere di volta in volta, Signore, qual è il messaggio adatto per il tuo popolo, per i tuoi figli questa sera? Ecco, e lo Spirito Santo fa la dieta giusta che serve per ognuno di noi. Vedrai che anche stasera c'è la tua porzione e se con attenzione ti nutri. Ti nutri vuol dire partecipare, perché se stai solamente a guardare come uno spettacolo, te lo dico già prima che non ricevi granché. Però se ti metti con impegno a pregare insieme e realmente ascoltare con attenzione e chiedi, crei una connessione diretta con lo Spirito Santo, che tu dici, ma dov'è? Non lo vedo, non lo so, ma comunque c'è, non ti preoccupare, lui ti dà luce e ti fa comprendere quello che non hai compreso fino in questo momento, perché ogni volta ci porta delle cose nuove che non sapevamo, ci riporta quelle che ci ha detto prima, ma aggiunge sempre delle cose nuove che non sapevamo prima e così ci costruisce per conoscere meglio come servire il Signore, come camminare con Dio e insieme proseguiamo nella stessa direzione come figli di Dio. Credo che abbiamo già dei fratelli dall'altra parte che sono con noi. Pace a voi, è una ricchezza avervi, è una ricchezza avervi a casa nostra. Grazie perché siete venuti. E perciò anche chi sta a casa in questo momento, vedete, siamo già quattro, mettiamoci insieme perché mettendo insieme un pezzettino di fede, ognuno quando andiamo al Signore facciamo una massa di fede che non finisce mai e vediamo le opere grandi che il Signore fa. Mettiamoci insieme, diamo la precedenza al fratello Marrocco che viene da più lontano, ci guida in preghiera, mi senti? Alleluia. Sì, fratello Ci Pedro. guida in Va preghiera bene. e noi cominciamo già subito per dire sì Signore, io ho imparato nel mio gruppo di preghiera, buona parte del tempo lo passo nel dire sì Signore, a volte mi alzo e faccio così, sì Signore, qualche volta mia moglie, tanto che lo dico forte, dice ma tu mi distrai e io dico ma se noi dobbiamo accordarci, io devo essere accordato tutto e allora Alleluia. Tu concentrati nel dire che cosa devi dire al Signore, ma io devo mettercela tutta perché io mi voglio accordare. Stasera ci accordiamo anche con te che sei a casa, accordati con noi e poi vediamo come il Signore opera. Fratello Elio, guidaci in preghiera e noi ti seguiamo e preghiamo per Gloria a Padre, è te. sempre una gioia trovarci insieme nella tua presenza. Padre, se potessimo conoscerti ancora di più, dacci questa gioia di conoscerti ancora di più. Fa che il tuo Spirito Santo si posi su ciascuno di noi. Che la tua perfetta volontà sia fatta ancora oggi, che la tua parola continui a toccare i nostri cuori, che possiamo entrare nell'atmosfera divina con te attraverso della tua parola. Padre, tocca ogni cuore, guarisci gli ammalati, liberaci da ogni male. Nel nome di Gesù lo chiediamo. Amen. Amen, Amen. amen, amen. Amen. Gloria al Signore. Vai avanti tranquillo. Oggi voglio trattare battaglia spirituale e voglio parlare un po' sui due regni. Viviamo nel regno di Dio e vi è anche il regno delle tenebre. Essendo figli di Dio, siamo coinvolti in una battaglia spirituale, e che è una battaglia spirituale universale. Leggiamo insieme Efesini capitolo 6, versetti 10 a 12. Del resto,
fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. È chiaro che come cristiani siamo impegnati in un conflitto titanico, globale, con un arcinemico come Satana. La versione nuova riveduta sottolinea che il quartiere generale di questo regno è altamente organizzato e nei cieli. Ecco alcuni punti molto importanti che emergono da Efesini 6:12. Il conflitto coinvolge tutti i cristiani. Considera anche le parole che ci vengono dette nel verso: lotta, scontro, combattimento. Queste parole descrivono la più intensa di tutte le forme di conflitto tra due persone, due nazioni, due diversi regni. Ogni parte del corpo, ogni abilità, ogni trucco devono essere usati per il successo. È un conflitto totale. Infatti, Satana ha un regno altamente organizzato, molto di più di quello che pensiamo. Ci sono varie aree e livelli di autorità. Come abbiamo detto prima, la sede di questo regno diabolico è nei luoghi celesti. Gesù ha parlato del regno di Satana in questa maniera, Matteo capitolo 12, versetti 25 a 26, Gesù ha detto: Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, e ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso. E come dunque potrà sussistere il suo regno? Gesù ha dato delle parole molto sagge. Un altro punto che vediamo emergere da Efesini 6:12 è che il regno di Satana non è diviso, ma altamente organizzato, come ho detto prima. Come questi due regni, c'è cioè il regno di Dio, c'è cioè il regno di Satana. E questi due regni, voglio precisare, non sono alla pari. Satana non può competere con il regno di Dio. Impossibile, perché a volte noi pensiamo Satana e Dio sono alla pari. Impossibile, perché Satana era Lucifero che è stato creato. Dio è l'Onnipotente, il Creatore. Dio non è stato creato da nessuno, da nessuna cosa. Altra cosa di questi due regni: Satana non può mai competere con il nostro Dio. Ciò che rende forte Satana è che la guerra è condotta attraverso le persone. Satana diventa forte nella misura con la quale convince e inganna le persone. Infatti, Colossesi capitolo 1, versetti 12 a 14. Ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Quindi qui il regno della luce
e il regno delle tenebre viene fatto notare. Quindi questi due regni sono impegnati in una guerra mortale. La sede di Satana è nei luoghi celesti. In Efesini 6:12 Paolo lo chiarì. Come cristiani siamo coinvolti in una lotta tra la vita e la morte, con un regno altamente organizzato, come abbiamo detto, ma questo regno è abitato da esseri spirituali malvagi, ribelli. Ora ci sono diversi livelli nei cieli. La Bibbia dice nella Genesi che nel principio Dio creò i cieli e la terra. In questo versetto possiamo notare come i cieli sono al plurale, mentre la terra è posta al singolare. Dio creò i cieli e una terra, non più di una terra. C'è solo una terra, ma ci sono tanti cieli. Infatti, la Bibbia dice che nella Seconda Cronache, chi sarà tanto capace da costruirgli una casa se i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerlo? Parla di diversi cieli. E poi, secondo Corinzi, capitolo 12, versetti 2 a 4, l'Apostolo Paolo ha detto: conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu con il corpo non so, se fu senza il corpo non so, Dio lo sa, ma fu rapito fino al terzo cielo. So che quell'uomo, se fu con il corpo o senza il corpo, non so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo di pronunciare. Perciò qua vediamo che Paolo parla di tre cieli, fu rapito al terzo cielo. La logica ci dice che se c'è un terzo cielo ci devono essere il primo e il secondo. Quindi ci sono almeno tre cieli. A quando si crede, il terzo cielo è dove si trova il paradiso, come Paolo ha detto, il luogo del riposo dei giusti che sono defunti. E anche dove Dio abita e risiede. Infatti, Efesini, Paolo dice: colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. Nel linguaggio colloquiale, a volte usiamo la frase settimo cielo per descrivere una condizione di grande felicità, ma questo non è scritturale. In realtà la frase è tratta dal Corano, il libro dell'Islam. Ora, nessuno sa per certo quanti cieli ci sono, ma da quello che abbiamo letto sembra logico pensare che ci siano almeno tre cieli. Quali sono i tre cieli? C'è il cielo visibile e naturale, esso è composto dal sole, la luna, le stelle che vediamo con i nostri occhi. Poi c'è il cielo intermedio. Questo è probabilmente il luogo in cui si trovano le sedi di Satana, il regno diabolico. Poi vi è il terzo cielo. Questo è il luogo di dimora di Dio, il paradiso. Questo è il luogo dove si riposano i giusti che sono andati prima di noi. La Bibbia descrive nel libro di Daniele la battaglia degli angeli. Infatti, nel capitolo 10 di Daniele, il profeta stava pregando, cercando Dio per una rivelazione riguardo il futuro del popolo di Israele. Per 3 settimane Daniele si è dedicato con particolare intensità alla preghiera, all'attesa della risposta di Dio. Alla fine delle 3 settimane, un angelo dal cielo venne a Daniele con la risposta alla sua preghiera. Leggiamo insieme Daniele 10, versetti 12 a 13. Egli mi disse: non temere, Daniele, poiché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire
e di umiliarti davanti al tuo Dio. Le tue parole sono state udite e io sono venuto a motivo delle tue parole. Ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni, però Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là presso il re di Persia. Nota la preghiera. È stata esaudita il primo giorno, ma l'angelo ha impiegato 3 settimane o 21 giorni per dare a Daniele la risposta. L'angelo di Dio si è opposto agli angeli di Satana. L'angelo doveva viaggiare dal terzo cielo, dove Dio risiede, al primo cielo e passare attraverso il secondo cielo. Questo è il regno di Satana nei cieli. Lì fu contrastato da angeli malvagi che cercarono di impedirgli di andare avanti e recapitare il messaggio da dare al profeta Daniele. Abbiamo letto nel versetto 13: ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni, però Michele, l'arcangelo Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio aiuto. Ora leggiamo anche in Daniele 12:1. Daniele 12:1. In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro. Cari, quell'arcangelo Michele è specificamente associato alla protezione, alla sorveglianza degli interessi del popolo di Dio, di Israele. Ecco il principio da ricordare. Ovunque sia il popolo di Dio, e gli scopi di Dio vengono elaborati, è lì che la battaglia spirituale sarà più intensa. Dovunque si trova il grande popolo di Dio, in questo caso la Chiesa, ci saranno delle grandi battaglie. L'effetto delle preghiere di Daniele è alquanto sbalorditivo. Quando Daniele iniziò a pregare sulla terra, mise in mozione tutto il cielo, sia gli angeli di Dio che i demoni di Satana. Com'era forte la preghiera di Daniele. Questo dovrebbe darci un'idea formidabile di ciò che può fare la preghiera. Cari, possiamo muovere i cieli attraverso la nostra preghiera. È interessante notare che gli angeli di Dio, a quanto pare, avevano bisogno dell'aiuto delle preghiere di Daniele per fargli superare e compiere la loro missione. Di nuovo questo ci dà una visione straordinaria. Com'è forte la preghiera. A volte la prendiamo per scontato, a volte non ci crediamo neanche. Cari, Dio forma la storia, scrive la storia attraverso la nostra preghiera. E Dio manda i suoi angeli per anche rispondere alla preghiera, esaudire le preghiere. Diamo un'occhiata alle armi e alla battaglia. Quali sono le armi che dobbiamo usare? Su quale campo di battaglia si combatte la guerra? Leggiamo in 2 Corinzi capitolo 10, versetti 3 a 5. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente
a Cristo. Parole forti. La prima cosa Paolo dice che la nostra guerra non è mai nel regno fisico, nel regno materiale. Se la natura della guerra fosse fisica, allora potremmo usare armi fisiche come carri armati, bombe, proiettili. Ma poiché la guerra è in un regno spirituale, anche le armi che usiamo devono essere spirituali. La Bibbia dice che le armi della nostra guerra sono divinamente potenti e abbiamo a che fare con fortezze, roccaforti nella mente delle persone. Queste armi spirituali saranno il tema principale nei due seguenti sermoni che tratterò. Tratterò la nostra armatura difensiva e tratterò le armi d'attacco. Ora è molto importante capire dove si sta svolgendo questa battaglia. E Paolo dice che il campo di battaglia, è nelle nostre immaginazioni, nei ragionamenti, nelle speculazioni, negli argomenti, nella conoscenza, nel pensiero. Notate che ognuna di queste parole si riferisce allo stesso particolare regno nella nostra mente. Satana sta conducendo una guerra totale per cercare di rovinare le menti della razza umana. Satana costruisce roccaforti, fortezze nelle menti delle persone. Tutti conosciamo le battaglie che noi troviamo ogni giorno nella nostra mente. La mente che viene offusa, la mente che viene presa, il cerchio viziato di pensieri. E questa battaglia è del continuo, ma noi dobbiamo portare ogni pensiero all'obbedienza di Cristo Gesù. Dobbiamo scacciare ogni pensiero nel nome di Gesù. Queste roccaforti e fortezze nella mente delle persone resistono alla verità del Vangelo e della parola di Dio. Ci sono almeno due parole in inglese, che sono abbastanza comune, che descrivono questo tipo di roccaforti nella mente. In italiano sono pregiudizi e preconcetti. Il pregiudizio è qualcosa che tutti abbiamo. Qualcuno ha detto: non confondermi con i fatti, ho già deciso. Anche senza i fatti abbiamo deciso. Pregiudizi, quando la mente di una persona è già decisa in anticipo, nessuna quantità di fatti, verità, prove o ragione può cambiarla. Questo è un pregiudizio. Ad esempio, basta ricordare i farisei, i sadducei, ai giorni di Gesù. Non fa niente quello che Gesù diceva, faceva, avevano già deciso, noi non crederemo. Solo le armi spirituali possono abbattere queste roccaforti dei nostri pregiudizi. Le persone sono guidate e dominate da pregiudizi e preconcetti, spesso causando la loro stessa distruzione. La Bibbia dice in 2 Corinzi che il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo. Cari, dobbiamo imparare ad usare le nostre armi spirituali e abbattere le roccaforti nella mente delle persone. Molte volte, quando preghiamo per i nostri cari che non conoscono il Signore, quando preghiamo per i nostri figli, quando preghiamo per i nostri amici, a volte i nostri ragionamenti non arriveranno a niente.
ma la preghiera può arrivare a togliere i pregiudizi che sono nelle menti dei nostri cari, dei nostri figli, dei nostri amici, affinché vengano aperti al messaggio della parola del Signore. Cari, in Colossesi capitolo 2, versetti 12 a 15, Paolo ci dà il fondamento che garantisce la nostra vittoria. Infatti Paolo dice queste parole: siete stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete stati anche risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e lo ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. Ha spogliato i principati, le potenze, e ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfante su di loro per mezzo della croce. Cari, abbiamo la vittoria nel nome del Signore, perché Gesù ha spogliato i principati e le potenze. Paolo descrive ciò che Dio ha fatto per noi come credenti attraverso la morte di Cristo sulla croce a nostro favore. Come siamo privilegiati, come siamo benedetti, come Dio ci ha dato questa grande vittoria per mezzo della croce. Ma per mezzo di questa vittoria possiamo mantenere Satana sotto i nostri piedi nel nome di Gesù. Quando comprendiamo questo passaggio, avremo la chiave per la sconfitta di Satana. Cari, tutti siamo battagliati ogni giorno, la nostra mente a volte è confusa, la nostra mente a volte vuole scoppiare dalle cose che attraversiamo, i conflitti, le cose che non arriviamo a comprendere, le tentazioni che ci vengono ogni giorno, ma non ti scoraggiare. Gesù ha vinto una grande vittoria per noi. Coraggio insieme, prendiamo l'arma della preghiera. La cosa bella è Cristo ha già sconfitto Satana e tutti i suoi poteri e le sue autorità del male totalmente e per sempre. Prendiamo questa autorità che è nostra nel nome di Gesù. Vinciamo ogni battaglia personale, vinciamo le battaglie per le nostre famiglie, vinciamo le battaglie per i nostri figli, i nostri parenti, i nostri amici, nel nome di Gesù. Cristo ha sconfitto Satana. Siamo seduti con Cristo nei luoghi celesti. Satana è sotto i nostri piedi. Cristo ha fatto attraverso la sua morte sulla croce, attraverso il suo sangue versato per noi, ci ha fatto trionfare. L'arma principale di Satana contro di noi è il senso di colpa. Satana ci accusa facendoci sentire in colpa. Finché Satana riuscirà a farci sentire in colpa, non potremo mai sconfiggerlo. Ma cari, la colpa è la chiave della nostra sconfitta e la giustizia è la chiave della nostra vittoria. Dio attraverso la croce ha affrontato questo problema di colpa sia in passato che in futuro. Infatti, Paolo ha detto, ci ha perdonato tutti i nostri peccati. Poiché Cristo ha preso il nostro posto sulla croce come nostro rappresentante, ha portato la colpa, ha pagato la nostra pena, Dio ora è in grado di perdonarci tutti i nostri peccati. La giustizia di Dio è stata soddisfatta nella morte di Cristo Gesù. Pertanto Dio può perdonarci ora senza compromettere la sua giustizia. Perciò, cari, camminiamo
camminiamo in questa verità e sconfiggiamo Satana nel nome di Gesù. Siamo perdonati, Satana non può accusarci, siamo lavati nel sangue di Cristo Gesù. Cristo non ha portato una vittoria per niente, ma ci ha portato una grande vittoria. Così possiamo mantenere Satana sotto i nostri piedi. Il diavolo non può più farci sentire in colpa. L'arma principale di Satana gli verrà quindi tolta. Gloria a Dio per Cristo Gesù. La battaglia è nei cieli, la battaglia è nelle nostre menti, la battaglia è spirituale, ma noi abbiamo la vittoria nel nome di Gesù. Che Dio benedica questa meditazione ai nostri cuori. Amen. Ebbene, abbiamo tutti un poco questa confusione per la mente e ce la troviamo spesso che non riusciamo neppure a pregare. Tu che hai più esperienza, un consiglio come poterla liberare prima possibile per andare al Signore, specialmente quando sentiamo che quasi non sappiamo da dove cominciare. Satana certe volte fa brutti scherzi, ci distrae, ci porta un po' a passeggio con pensieri diversi. Come cominciare per uno che vuole cominciare? Stasera mo c'è qualcuno che dice io ci penso, però poi non so da che parte cominciare. Per fare un poco di pulizia iniziale, diciamo, dobbiamo cominciare come? Ecco, poi vediamo. Prima di tutto, fratello Petrone, dobbiamo mantenere la mente vicino al Signore del continuo. Quando siamo presi da quegli attacchi diabolici, dobbiamo umiliarci davanti a Dio subito. Se c'è qualche cosa che abbiamo commesso che è sbagliata, dobbiamo toglierla subito perché Satana continuerà a puntare il dito contro di noi che non siamo degni di entrare nella presenza del Signore, mentre invece la Bibbia ci dice di entrare nella presenza di un Dio misericordioso con piena fiducia. Naturalmente andiamo al Signore, Signore, perdonaci dei nostri falli, togli ogni pensiero cattivo da noi, ci umiliamo nella tua presenza e poi dobbiamo rifugiarci nelle promesse del Signore. Perché Satana viene con la bugia contro di noi continuamente e noi dobbiamo trovare rifugio nelle promesse del Signore e continuare a parlare a noi stessi e dire che Dio non è un bugiardo. Quando Lui promette, Lui sempre avvererà le sue promesse e la sua parola. Rifugiarci nelle promesse del Signore. Uno dei migliori che forse abbiamo nella Bibbia, che ha passato questi tempi difficili, almeno che lo conosciamo, è il salmista Davide. Infatti, nei suoi salmi, lui così chiaramente parla delle afflizioni che passava, dei dolori che passava, delle battaglie che aveva del continuo, la depressione che passava. E lui ha imparato a palesare tutto nella presenza del Signore, ma si rifugiava sempre in un Dio misericordioso, in un Dio che ha fatto delle grandi promesse a noi. Ho capito, ma supponiamo che uno vuole cominciare e non conosce qualche verso su cui posarsi. Ecco perché ammesso che io non conosco neppure un verso. Vorrei incontrare Dio, però non so da che parte cominciare. La mente me la porta a destra e a sinistra, non ci pensare, è meglio che stai come sei, è meglio che continui, segui la strada che fai perché la nuova poi può essere diversa, diciamo, in tutta La questa. preghiera, Pedro, l'ho compreso, la preghiera più bella è: Signore, aiutami, Signore, aiutami, Signore,
Porta qualcuno sulla mia strada che mi incoraggia di più. Come Cornelio ha pregato, non conosceva il Signore, non conosceva la scrittura, ma Cornelio pregava con un cuore umile e poi Dio ha mandato Pietro. Perciò Dio manderà qualcuno sulla strada di questa persona che veramente cerca Dio. E l'unica preghiera che deve pregare, Signore, aiutami, non so dove girarmi, la mia mente è confusa, ma tu puoi aiutarmi. Cioè, in parole diverse, tu vuoi dire quella preghiera di Pietro che stava affondando e disse: Signore, salvami. È così. E Amen, amen. Gesù lo prese per la mano e lo tirò su. Così. Amen, amen. Allora dobbiamo fare così. Bene, Molto semplice. grazie, grazie al Signore che manda sempre qualcuno per spiegarci. Hai capito, sorella, che sei dall'altra Amen. parte, fratello? Qualche volta ti trovi che non sai da dove devi cominciare e vai al Signore, Signore salvami, confessi i tuoi peccati, ti umili davanti al Signore, sottomettetevi a Dio, come dice quel verso, sottomettetevi a Dio. Ed egli vi alzerà a tempo opportuno. Grazie Signore. Bene, allora così abbiamo fatto. Ci vuoi guidare in preghiera? Una preghiera che aiuta proprio qualcuno che ha bisogno delle parole. Sai, noi molte volte abbiamo bisogno delle parole che ci siano date per nuovi incontri che abbiamo. Una preghiera fatta così proprio per aiutare la sorella, il fratello, l'amico, l'amica che si trovano adesso insieme con noi, in modo che si mette a fare così col cuore e il Signore risponde adesso stesso. Amen. Padre, come ha aiutato Cornelio nella scrittura, come il tuo figliuolo si è incontrato con Zaccheo. Padre, arriva ai tanti che stanno ascoltando ma non ti conoscono, non sanno quale strada scegliere. Padre, continua a toccare questi cuori. Signore, fa che il tuo Spirito Santo continui a parlare loro. E mandi qualcuno sulla loro strada. Signore, miracolosamente, fa conoscere la tua strada, la tua luce, il Vangelo a questi cari che stanno gridando a te. Padre, tu sei un Dio misericordioso. Afferriamo la tua mano. Grazie che ci ha dato il tuo figliuolo Cristo Gesù. Grazie che abbiamo la vittoria su ogni cosa. Perciò guida questi cari sulla strada che mena al cielo. Nel nome di Gesù lo chiediamo. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Grazie fratello Elio, Dio ti benedica alla prossima volta e voglio dire a te che Pace. sei pace, voglio dire a te che sei a casa, che quelli che manda Dio, sai chi sono? Siamo noi. Siamo noi, perché noi abbiamo tante persone, tante, tante, tante. Chierichetti, che per anni hanno fatto i chierichetti, sagrestani. Religiosi che per anni non hanno, avevano voglia di incontrare Dio e le testimonianze arrivano mentre tu parlavi, Signore, mentre tu amministravi la parola, il Signore, ci sono migliaia di migliaia di migliaia, perché Dio ha voluto questo canale. Allora doveva fare 3 giorni, dovette fare Pietro per andare nella casa di Cornelio, invece qui siamo quasi sempre a casa tua, per darti la guida che viene dalla parola del Signore. È chiaro, sorella, che ci devi mettere la tua parte. Cornelio ce la metteva. La testimonianza di Cornelio è che lui faceva elemosine, viveva una vita da buon cristiano e pregava, aveva interesse. Dio gli mandò un angelo e disse: faccio venire un altro che ti dirà quello che ti manca. Noi tutti i giorni siamo qui per dire quello che ti manca, ma non di nostra propria testa, che ci dice la testa o secondo noi. Cosa ti manca secondo
la parola di Dio. Perciò grazie siano rese a Dio che anche stasera il Signore ti sta parlando. Sai che questo è un appuntamento divino. Noi non siamo qui per caso, io non sono qui per caso, so perché sono per certo mandato dal Signore, perché so di non avere né la qualità né la capacità di fare quello che il Signore mi sta facendo fare. Perciò il primo miracolo, se vuoi vedere un miracolo, sono io, incapace e senza istruzione, ma pure come Filippo. Si avvicinava all'eunuco, che era un grande dei tempi, e poté dire: tu capisci quello che leggi? Sembra una domanda rozza, però lo Spirito Santo lo guidava e ci guida per dare le risposte che vengono dalla parola del Signore. E così Filippo salì sul carro e disse: questa è la storia di Gesù. E lì per lì ci fu una conversione tremenda. Fu battezzato e tutto gioioso se ne andò, continuò il suo viaggio. Sai che stasera il Signore ti parla attraverso i Suoi servi. Se tu apri il cuore a Cristo, comincia un viaggio stasera gioioso col Signore. Passiamo al prossimo fratello, credo che ci sono ancora i fratelli dietro, guardiamo. Ah, allora siamo tutti qua. C'è qualcuno che ha fretta per qualche impegno? Se possibile, Va bene, tanto noi vado avanti. Grazie. facciamo i fratelli pure per televisione. Vai tranquillo. Grazie. Pace, pace a tutti. E voglio collegarmi subito a questo messaggio di evangelizzazione, perché si parla proprio di evangelizzazione. Questo programma televisivo non è soltanto un programma dove si parla, dove si comunica, ma voglio precisare, è un programma anche dove si interviene, perché ovviamente, come vedete, poi abbiamo anche i nostri numeri di telefono che mettiamo a vostra disposizione, e voglio proprio raccontarvi di un miracolo che è successo proprio la settimana scorsa, sempre per motivi di quello che abbiamo nel cuore, che è il motivo nostro principale per questa trasmissione, è quello di conquistare anime. Desideriamo essere conquistatori di anime, cioè strapparle dal nemico, dalle anime nostre. Abbiamo sentito poc'anzi che c'è un regno, che è un regno negativo, quello del diavolo, e per trasportarlo nel regno di Dio, ovviamente. E quindi abbiamo ricevuto una chiamata da Brescia, sono stato contattato e questa sorella ci ha comunicato che c'era un problema a casa sua, ma non a Brescia, ma qua in Sicilia dove io abito, un paese qua vicino. E quindi non soltanto abbiamo la possibilità di predicarvi l'Evangelo, ma se ci contattate anche di intervenire personalmente. Infatti questo problema della sorella è diventato il nostro problema. Siamo intervenuti da questa sua famiglia che è qua in Sicilia, un paese come ho detto poc'anzi, e abbiamo visto un grande miracolo. Quindi, grazie a Dio, come ha detto bene il pastore Cataldo, siamo a vostra completa disposizione, siamo a vostro servizio e lo facciamo perché l'amore di Dio ci ha invasi, perché l'amore di Dio ci ha riempiti. E questo amore non è soltanto per noi, ma questo amore è per tutti quelli che veramente poi il Signore ci farà incontrare. Gloria a Dio. Io infatti volevo continuare su questo argomento per rimanere connessi. Il messaggio, il titolo è Rimani connesso. Se hai ricevuto la parola, se hai ricevuto la salvezza, ovviamente poi non ti puoi distrarre. Devi continuare perché questo è un cammino parla di perseveranza, di continuità. E noi abbiamo bisogno proprio della parola di Dio, come abbiamo ascoltato, della preghiera, della comunione. E proprio per questo voglio leggere con voi
un verso della Bibbia, una porzione che parla di continuità. È come Dio stesso interessato affinché noi possiamo perseverare fino alla fine. Leggiamo insieme Marco, capitolo 8, dal primo versetto. Gloria a Dio. Dice così: in quei giorni c'erano di nuovo una folla grandissima e poiché non avevano da mangiare, Gesù, chiamati a sé i discepoli, disse loro: io ho pietà di questa gente poiché da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. Se li rimando a casa digiuni, verranno meno per strada, perché alcuni di loro sono venuti da lontano. I suoi discepoli gli risposero: come si potrebbe mai saziarli di pane qui in un deserto? Egli domandò loro: quanti pani avete? Essi dissero: 7. Egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra e prese 7 pani, dopo aver reso grazia, li spezzò e diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. Ed essi li distribuirono. Avevano anche pochi pesciolini ed egli, dopo aver detto la benedizione, comandò di distribuire anche quelli. Tutti mangiarono e furono saziati e dei pezzi avanzati si raccolsero 7 panieri. Erano circa 4.000 persone. Poi Gesù li congedò e subito salì sulla barca con i suoi discepoli. Andò dalla parte di Dalmanuta. Allora vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli per metterlo alla prova un segno dal cielo. Ma egli, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico, nessun segno sarà dato a questa generazione. E lasciateli, salì di nuovo sulla barca e passò all'altra riva. Fin qui la parola del Signore. Ora, come avete capito, il titolo è questo: rimani connesso. Ora vediamo in questa porzione di scrittura che ci sono 2 categorie di persone. Una è quella ultima, come è stato anche detto prima, i farisei, i sadducei, cioè gente religiosa. A queste persone vogliamo dare un titolo anche a loro. Cioè a questa categoria di persone che chiede dei segni al Signore, vogliamo dare questo titolo: persone non connesse, perché non è la religione che ti connette, come abbiamo sempre detto, ma è la relazione che ti connette a Dio. Quindi a queste persone Gesù non li considera, li lascia così come sono, se ne va, perché Gesù è stufo e stanco della religiosità, cioè non si conclude niente, tante parole, tante rite, tante situazioni che a Gesù non interessano. Infatti a queste persone Gesù non dà nessun segno, perché non c'è nessuna connessione, o per dire nessuna relazione, perché queste persone in fondo non sono interessate a Dio, al suo regno, non sono interessate a sapere la sua volontà, tantomeno a farla, e non sono interessate alle persone, sono interessate solo a se stessi. Ma lasciamo questa categoria di persone e ci vogliamo concentrare alla prima categoria: persone che avevano seguito Gesù, in qualche modo avevano sentito parlare di questo grande maestro, di questo grande salvatore Gesù Cristo, e quindi hanno iniziato a seguirlo. E talmente erano interessate a seguirlo, ad ascoltarlo, e pendevano dalle sue labbra. E accade un fatto che è degno di nota: queste persone rimasero 3 giorni senza mangiare, cioè non consideravano l'aspetto materiale. Loro non erano interessati ai segni, ai miracoli, erano interessati alla parola di Dio. Ora, il titolo: rimani connesso. Queste persone erano collegati direttamente con Gesù.
Avviene che dopo 3 giorni, quasi quasi, i discepoli li volevano allontanare, ma Gesù interviene e dice: no. Cioè, lui era interessato a che cosa? Affinché la connessione non fosse interrotta. E quindi è il Signore che fa dei segni. Cioè, Gesù alla prima categoria né segni né miracoli, niente, perché erano scollegate, sconnesse totalmente. Ma quelli che erano connessi, l'obiettivo, l'intento di Dio è quello che la connessione rimasse attiva al 100%. E là interviene il Signore con segni, prodigi e miracoli. Gesù è interessato a te che sei collegato, a te che lo hai incontrato, o forse lo stai incontrando proprio questa sera mentre io ti sto predicando questa parola. E il Signore vede il tuo cuore, sei stato attratto da Lui, attratto dalla Sua parola, lo Spirito Santo sta invadendo la tua vita e ti sta facendo realizzare che il regno di Dio è il regno più importante. Infatti Matteo 6,33 dice, lo conosciamo a memoria, cercate prima il regno di Dio. Cioè, non cercate i segni, non cercate i miracoli, non cercate quant'altro, ma cercate prima il regno di Dio. Cioè che il regno di Dio si possa instaurare e possa entrare nella tua vita. Chi è il re di questo regno? Gesù Cristo. Lui è il re dei re e Signore dei signori. Quindi quando tu lo ricevi, il Signore stesso è interessato che questa connessione non venga assolutamente disturbata, interrotta. E per amore di mantenere la connessione, Dio è in grado ancora oggi accompagnare la sua parola con segni, prodigi e miracoli. Quindi per chi sono i miracoli? A chi serve il miracolo? Cioè, per chi lo vuole fare il Signore il miracolo? Per quelli che sono connessi con il cielo, con il Signore. Gloria a Dio. Sei tu connesso? Stai seguendo parola di vita? Stai seguendo una lettura personale della Bibbia? Stai frequentando una comunità cristiana dove si predica la sana dottrina? Stai seguendo dei fratelli idonei? E non parlo di chiunque, perché a casa di Cornelio non fu mandato uno qualsiasi, no. E anche là stiamo attenti che riceviamo veramente quelli che sono servi di Dio. E allora sì che puoi ricevere questi miracoli. C'è Dio interessato a farti continuare questo cammino cristiano di fede che innalza e glorifica la persona e il nome di Gesù Cristo. Talmente interessato il Signore stesso alla tua vita che non ti lascerà a digiuno. Bellissimo questa espressione, se possiamo di nuovo magari proiettarla, dice proprio al versetto 3, Marco capitolo 8, anche dal verso 2, se la regia mi può aiutare, Marco capitolo 8 versetto 2, guardate bene, io ho pietà di questa gente poiché da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. Se li rimando a casa digiuni, verranno meno per strada, perché alcuni di loro sono venuti da lontano. Gloria a Dio, gloria a Dio. Vediamo tutto l'interesse di Gesù che ha e che ha ancora per te. E lui non ti lascia
senza mangiare, non ti lascia senza connessione. Lui è interessato più di quanti, tutti quanti noi che ti abbiamo predicato e ti predicheranno ancora l'Evangelo, cos'è? Più del pastore Petrone è interessato alla tua persona, il Signore e Salvatore Gesù Cristo. Noi siamo strumenti e siamo connessi con Dio e in questa connessione ti stiamo annunziando e predicando l'Evangelo, ma è un ordine di Dio perché Gesù è interessato a te, perché Gesù ti ama, perché lui ha dato la sua vita, perché lui è morto dei risorti e lui un giorno ritornerà e ti accoglierà. Gloria a Dio per questa connessione. Tu devi rimanere connesso e se c'è qualche disturbo di connessione, prega il Signore e digli: Signore, voglio rimanere connesso, voglio rimanere collegato. Gloria a Dio che niente e nessuno mi possa far allontanare dalla tua via recente e vivente. Gloria a Dio, Gesù non ti lascerà a digiuno. E se serve anche di fare un miracolo, questa sera arriverà dritto a casa tua questo miracolo. Questo miracolo è della moltiplicazione. Non so cosa stai passando, non so dove sei mancando, quello che ti manca, io non lo so, ma Gesù lo sa e non ti lascia nel tuo problema, nella tua difficoltà. Se questo deve causare che la connessione si possa staccare, Gesù interverrà, Gesù accompagnerà la sua parola questa sera. Consegni, prodigi e miracoli. Gloria a Dio, la connessione è stabile e deve rimanere così. Rimani connesso. Gloria a Dio. Ripeto, noi veniamo chiamati, io adesso poi tra un po' seguirà un altro pastore e arrivano le chiamate. Gloria a Dio. Se questo ti aiuta a rimanere connesso, io ho delle sorelle anziane che mi chiamano e preghiamo insieme. Ma se questo serve affinché la tua connessione rimanga, gloria a Dio, sono contento anch'io perché non mi sento né capace e non mi sento né un super spirituale, no. Ma io sono quel che sono per la grazia di Dio e noi siamo quel che siamo per la grazia di Dio. Tutto con un solo interesse, che tu rimani connesso al cielo, nel nome di Gesù Cristo, per la potenza e la virtù dello Spirito Santo. Gloria a Dio, gloria a Dio. Hai bisogno di un miracolo? Un momento. Perché vuoi un miracolo? Per vuole la dimostrazione che Gesù Cristo è il Signore? Perché così vuoi vedere se Gesù è veramente il Signore, se Lui è veramente capace? Ma se tu questa sera hai bisogno di un miracolo, perché ti senti un po' giù, le tue forze vengono, le tue forze stanno venendo meno, hai qualche difficoltà nella tua vita familiare, anche di salute, anche finanziaria, economica. Vedi che la tua fede si sta inclinando, la connessione si sta interrompendo. Gesù è interessato a te. E il miracolo arriverà. Perché Gesù non deve dimostrare niente a nessuno, ma lo farà perché ti ama. Perché ha dato la sua vita. E noi sappiamo in Romani capitolo 8 è scritto: se Dio non ci ha rifiutato Gesù, se non ha risparmiato il suo amato figliolo, come non ci donerà tutte le altre cose con lui? Se cerchiamo prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutte, dillo insieme a me questa sera, tutte, ripeto, tutte le altre cose Dio te le darà in più. Questa sera ricordati che Dio
è interessato a te. Gesù Cristo è interessato a te. Lo Spirito Santo è interessato a te. E anche noi siamo interessati a te, perché siamo qua di nostra spontanea volontà e sentiamo questa chiamata divina per la tua benedizione, per la tua connessione, che possa essere al 100% e che tu possa sentire la voce dell'Onnipotente. E questa sera, quale miracolo hai bisogno? Dio lo farà, perché Dio non è mai cambiato. Gli disse ai discepoli, no, non li lascia, no, non se ne devono andare, non se ne devono andare. Anzi, ordini per tutti, accomodatevi, ci penso io per voi, accomodatevi. Siete state 3 giorni con me e io non vi lascio, e io non vi abbandono, e non vi lascio digiuni. C'è bisogno di un miracolo? E che problema c'è? E che problema c'è? Ovviamente vi potete immaginare che anche i discepoli devono avere fede, come noi abbiamo fede in questa sera mentre che vi predichiamo l'Evangelo, perché loro avevano 7 pani. Ma io posso immaginare, mentre che loro distribuivano i pani, si guardavano e dicevano, ma cosa stiamo distribuendo? 7 pani per 4.000 persone. E si guardavano, ma siamo sicuri che basta? Siamo sicuri che è sufficiente? Ma che cosa stiamo facendo? Ed entra la fede anche per noi che ti stiamo predicando in parola di vita la parola di Dio. E io ho fede che quello che abbiamo, quel poco, possiamo distribuire a tutti quelli che questa sera sono in ascolto. E Dio vi benedirà e voglio pregare per voi nel nome di Gesù Cristo. Padre, nel nome di Gesù Cristo ancora in questa sera, siamo venuti per distribuire il pane. Siamo venuti per distribuire quel pane e quei pesciolini. Signore, fiduciosi che la tua benedizione è sopra di noi e questo cibo spirituale arriverà in ogni casa, in ogni bisogno, affinché le persone non vengano meno, ma vengono riempite, vengono di nuovo riconnesse al cielo, alla tua parola, alla tua presenza. Signore, concedi ancora che questa tua parola sia accompagnata da segni, prodigi e miracoli. Per l'amore che tu nutri, per le tue compassioni. Oh, alleluia, questa sera manda ancora piogge di benedizione. Padre, a quelle persone che ancora sono scollegate, questa sera si possono collegare. E quelli che sono collegati, mantiene la connessione fino alla fine, Signore. Fino alla fine vogliamo proseguire, vogliamo perseverare. E tu, Signore, dacci l'occorrente, dacci tu il necessario, perché i nostri occhi sono rivolti verso di te e da te vogliamo dipendere e da te vogliamo sperare, perché noi sappiamo che tu non ci lasci e non ci abbandoni e non ci lasci a digiuno. Grazie ancora per il pane che ancora sarà distribuito durante la trasmissione. Pane benedetto dal cielo, pane meraviglioso. Grazie Padre per questo programma e per quello che tu farai attraverso questa trasmissione nel nome di Gesù Cristo. Grazie Amen. Signore, grazie Signore. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Grazie, grazie. Stefano, Dio ti benedica, alla prossima, Dio piacendo. Pace. Gloria a Dio, Dio vi benedica, pace a voi. Grazie, grazie. Allora, vediamo se c'è qualcun altro, che andiamo avanti insieme e proseguiamo. Pace, ci sei solo tu? Pace del Signore. Grazie al Signore. Allora, vai avanti e ci guidi tu, secondo lo Spirito Santo ti guida, va bene? Gloria a Dio. Pace a tutti. Il mio pensiero questa sera è rivolto a chi ha il combattimento di cui parlava il fratello Elio all'inizio della serata. È stato il fratello Elio una benedizione anche per me, cioè ho ascoltato le sue parole e ho detto guarda che collegamento che Dio mi sta mandando questa sera. E poi quando il fratello Cataldo ha concluso
dicendo che Pietro che stava affondando ha detto una sola parola, non ha fatto grandi discorsi a Gesù, gli ha detto Signore salvami. Quello è stato il momento, ha detto che allora il Signore sta guidando, lo Spirito Santo sta guidando, vuole veramente che stasera si parli di questo. Perché quello che stavo considerando è successo alla Chiesa dopo che Gesù è stato crocifisso. Era un momento molto brutto perché c'era un'onda emotiva contro non solo Gesù, ma anche quelli che lo seguivano, anche i suoi discepoli. E questi erano spaventati da quest'onda emotiva. Guardate che non è da sottovalutare. Voi pensate che la Costituzione italiana, che è fatta veramente bene, che se ne dica la Costituzione italiana è fatta bene, prevede che le persone si faccia una votazione sull'onda emotiva, su quello che c'è, e poi che passino 6 mesi per poter fare un'altra votazione uguale per poter cambiare quella legge, proprio perché capisce quanto è importante quella situazione. E sull'onda emotiva i discepoli avevano paura. Leggiamolo. Sto leggendo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 20, verso 19. Signore sia lodato. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo, disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. C'era un momento particolare. Gesù era stato crocifisso, c'era questo moto contro i suoi seguaci. Ed erano chiusi in una stanza, avevano timore dei giudei. Ma Gesù si è presentato nel momento in cui c'era la paura. Gesù si è presentato nel momento in cui c'era il timore e non gli ha fatto discorsi anzolitici, non gli ha fatto ragionamenti sulla fede. No, ha detto una sola frase: pace a voi. Perché quando Gesù arriva, nel momento in cui Gesù si presenta, pace a voi, porta la pace. Questo è la. Quando io l'ho letto in ebraico, la frase è Shalom Aleikum. Mi è venuto un brivido: Shalom Aleikum, pace a voi. Questa è la frase che ha detto Gesù ai suoi discepoli. E in quel momento, visto che abbiamo già parlato del combattimento spirituale, pensate come il male aveva lavorato nelle menti di questi uomini, pensate come erano preoccupati anche per le loro vite, visto che avevano ucciso il loro maestro, come stavano rischiando anche loro. Eppure, nella parola pace a voi, e nell'altro gesto, al versetto 20 dice che Gesù gli ha fatto vedere le mani, il fianco. Cioè farsi riconoscere, alla fine della frase dice: i discepoli gioirono nel vedere il Signore. Questa è la differenza quando c'è Gesù e quando non c'è Gesù. Prima erano pieni di paura, prima erano preoccupati per la loro vita, erano dispiaciuti per tutte le cose che erano successe, ma Gesù è arrivato, si è fatto riconoscere, ha detto pace a voi. Ha portato la pace in quella famiglia spirituale. A volte la pace viene tolta proprio per il combattimento spirituale di cui parlava il fratello Elio all'inizio. Viene tolta dal male, viene tolta dalle situazioni che si creano attorno a noi, ma quella pace può essere ritrovata con un unico gesto, afferrarsi a Gesù. È come quello che ha detto il fratello Cataldo. Cosa ha detto Pietro al Signore: Signore, salvami. Cerca il Signore, come viene in quel momento più spontaneo. Quello stava affondando nell'acqua, c'era un problema grave, era di vita, e stava affondando e ha detto: Signore, salvami, perché in quel momento era quello.
Impariamo a parlare con Gesù, impariamo a parlare con Dio, perché la connessione di cui parlava il fratello prima di me non è qualcosa che Dio è complicata da stabilire, non è qualcosa che Dio non sa come farcela avere. Dio ha mandato il suo figlio a morire sulla croce affinché ogni uomo possa avere un contatto diretto con lui. Non c'è bisogno più di fare i sacrifici, non c'è bisogno di andare al tempio. Dio è presente nella tua casa, è presente nella tua vita, è presente dove lo vuoi. Questa è la differenza. Dio non forza le porte, Dio non entra rompendo le fermature. Ma se apri la porta dal di dentro, Gesù può entrare e puoi sentire la frase pace a voi. Questa è la frase che Gesù ha detto in quel momento. E poi continuando dice che di nuovo gli ripeté la stessa cosa. Gli disse pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Cioè subito gli ha dato un lavoro, subito gli ha dato un impegno. Perché? Subito dopo. Dette queste cose, disse loro: ricevete lo Spirito. Soffiò su loro e disse: ricevete lo Spirito. Perché? Perché per muoversi c'è bisogno dello Spirito Santo, per rinforzare la propria vita, per sapere come comportarsi c'è bisogno della guida dello Spirito Santo. E allora Gesù gli ha voluto dire: pace a voi, trovate la pace nella vostra vita, nei problemi, negli impegni che ci sono, trovate la vostra pace. E poi cominciate a muovervi per il Signore, cominciate a muovervi, fate in modo che lo Spirito Santo venga esercitato, perché l'esercizio dello Spirito Santo è il movimento spirituale della vita del cristiano. Se noi pensiamo che lo Spirito Santo debba servire a rinforzarci, a stare bene, a metterci sul divano e dire: ok, oggi non ho pensieri, il Signore mi ha levato l'ansia, non è quello. Il Signore ti leva l'ansia perché è presente, il Signore ti leva l'ansia perché risolve i problemi, il Signore ti leva l'ansia, leva le difficoltà nella vita perché vuole il meglio per i suoi figli, ma ti dice anche: come il Padre ha mandato me, io mando voi. Avete visto il fratello prima, che la prima cosa ha parlato proprio di una situazione che c'era nel suo paese e lui si è mosso e lui ha agito. Perché ha agito? Perché l'amore di Dio che opera nel cuore dei suoi figlioli lo ha fatto agire per portare bene, per portare pace. Questo è il lavoro dei figlioli di Dio. Non c'è bisogno di fare grandi cose. Ci hanno insegnato che facendo grandi donazioni togliamo i nostri peccati, no? I suffragi, le cose. Ma Gesù non ha insegnato questo. Le donazioni facciamo, sì, certo che lo facciamo. Voglio essere partecipe, voglio poter dire al fratello Cataldo, se tu porti benedizioni nelle case dei cristiani, nelle case di quanti seguono parole di vita, anche io voglio essere partecipe di questo lavoro. Anche io voglio poter dire per una minima parte, il fratello Cataldo è in televisione grazie anche al mio contributo. Ma non penso che con quel contributo sto levando peccati, non penso che perché c'è una partecipazione, io penso che voglio un premio davanti a Dio e agisco nelle cose dove il Signore mi chiama, dove il Signore mi fa muovere. Questo è il pensiero del cristiano, la guida dello Spirito Santo, la guida dello Spirito Santo che ti porta a dire: voglio partecipare all'opera di Dio, voglio essere attivo nell'opera di Dio, perché lo Spirito Santo si deve muovere in me. E fratelli, la Chiesa che stava attraversando allora quel grave problema, oggi ne sta attraversando un altro. Sono passate migliaia di anni, ma il male è sempre lì a cercare di colpire le famiglie, a cercare di colpire le case, la pace, la tranquillità. Vi ricordate cosa disse? Leggiamo in Primo Pietro al capitolo 5. Leggo i versi 8 e 9, così rendo l'idea di quello che sto pensando. Signore sia lodato. Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo,
come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. Siate sobri, cioè state, non vi lasciate inebriare da una cosa o da un'altra. Vegliate, cioè non fate certe cose vi sfuggano, certe cose spirituali pesanti, non giustificate certe situazioni anche della vostra vita. Vegliate, perché tutto questo? Perché il vostro nemico, il diavolo, poi chiarisce di chi sta parlando, quindi parla di nemici spirituali, parla di quelli che vogliono togliere la pace nelle nostre case, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare, come un leone ruggente, non come un leone messo là di lato che sta dormendo perché è sazio e quindi magari uno si defila e non ci sono problemi, non come un leone dietro le sbarre come lo vediamo noi oggi. Noi oggi vediamo il leone in televisione, lo vediamo al circo, lo vediamo allo zoo, ma li vediamo chiusi in una situazione di non pericolo. Gesù stava parlando a persone che portavano le pecore al pascolo e che dai leoni si dovevano difendere, e parla di leone ruggente. Sapete perché ruggisce il leone? Il leone ruggisce o perché vuole attestare la sua territorialità. Vuole dire: su questo spazio comando io. Forse stai vedendo un leone che ruggisce davanti alla tua casa o dentro la tua casa. Se stai vedendo questo, se sei in ansia perché hai un leone spirituale che vuole distruggere la tua vita, quella dei tuoi familiari, quella dei tuoi figli, e allora è il momento di cercare il Signore. È il momento di fermarsi. Il male ha migliaia di anni di esperienza di lotta contro il cristiano, ma il cristiano ha una cosa vincente: ha la comunione col Signore. Non c'è da ripetere preghiere recitate, non c'è c'è da chiedere al Signore. Quello che diceva prima il fratello Cataldo: Signore, salvami. Preghiera fatta col cuore, parlare con Gesù, presenza del Signore, sapere che io sto parlando, il Signore mi ascolta, e se stiamo facendo un dialogo prevede anche che il Signore mi risponda o che agisca e che io veda la sua azione. Questa è la preghiera. E se noi non ci rendiamo conto di quanto è grande la preghiera, di quanto è forte la preghiera nella vita del cristiano, di chi vuole fare la volontà di Dio, il leone che ruggisce fa veramente paura. Ma nel momento in cui noi ci rendiamo conto che quella connessione di cui parlava il fratello prima di me porta la pace all'interno della casa, porta la benedizione di Dio, noi possiamo essere canale di benedizione per la nostra casa, per le nostre famiglie, per la nostra anche comunità. Questo fa fuggire il leone. Sapete perché dico fuggire? Perché al verso 9 dice: resistetegli saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. Questa parte qua dice: tranquillizzatevi, tranquillizzatevi. Sapete che questi problemi non sono solo a casa vostra, non vi sentite sfortunati, non vi sentite persone che hanno cose più gravi degli altri. Ci sono problemi in tutte le case, ci sono problemi in tutte le comunità, sono sofferenze che fanno parte di chi è su questo mondo. Ci sono i posti dove qualcuno non ha sofferenze, dove non hanno più problemi, non hanno più difficoltà, si chiamano cimiteri. Chi è là dentro ha finito di soffrire, non ha più problemi, ma chi è qua ancora a svolgere il corso, chi è ancora qua a studiare cos'è il bene, cos'è il male, a scegliere ogni giorno il bene con la guida dello Spirito Santo, dobbiamo sapere che il nostro nemico va in giro come un leone ruggente, un leone che vuole affermare la sua territorialità.
Un leone ruggisce anche per chiamare gli altri leoni pronti ad attaccare. Se il leone capobranco chiama gli altri leoni, vuol dire che sta radunando, comunica con gli altri con quel ruggito, sta dando un segnale che spesso è un segnale di attacco contro la preda. Il leone sta ruggendo, ma noi siamo difesi da Gesù, il figliolo di Dio, e abbiamo una sicurezza nella nostra vita che qualunque leone deve fuggire. Giacomo capitolo 4, al verso 7. Aspetto che la regia lo metta così lo leggiamo insieme. Giacomo capitolo 4, verso 7. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà lontano da voi. Lo rileggo? Sottomettetevi dunque a Dio, cioè preghiamo il Signore. Facciamo in modo che il Signore entri nella nostra casa e chiediamo a Dio la sua presenza. Resistete al diavolo ed egli fuggirà lontano da voi. Perché fuggirà? Perché? Poteva anche dire resistete al diavolo e lui andrà via. Resistete al diavolo e lui non potrà niente. E invece parla del leone ruggente che poi fugge via. Quando è che il leone fugge via? Quando vede qualcuno più forte di lui, che per lui rappresenta un pericolo più grande. Io mi fido del Signore nella mia vita. Ho messo la mia vita nelle mani del Signore per essere aiutato, guidato, benedetto. Io mi fido del Signore, è per questo che sto predicando in questa sera agli altri. Fidatevi del Signore, perché per primo l'ho potuto sperimentare io. Il male fugge. Perché noi resistiamo con la forza dello Spirito Santo, resistiamo con la guida del Signore, finisce l'ansia perché quello che è più forte è dalla nostra parte, finisce l'ansia perché la nostra sicurezza è stata messa nelle mani del Signore, finisce l'ansia perché sappiamo di non essere soli. A volte l'ansia è solo quello. A volte l'ansia è il problema di chi comincia a sentire delle situazioni che non vanno, non riesce a gestirle e quell'ansia sale fino ad arrivare a volte a panico. La troppa ansia, quando non viene più controllata, dà delle crisi di panico. Si arriva anche a questo. Quando entra Gesù, l'ho detto all'inizio, cos'è che dice? Pace a voi. Shalem, shalom aleikum. Questa era la frase che Gesù ha detto. E allora, se vuoi sentire questa frase dentro la tua casa, se non vuoi sentire il leone che ruggisce pronto ad aggredirti, pronto a stabilire la sua territorialità, pronto a dire qua comando io, voi siete le mie prede, se vuoi la pace nella tua casa, scegli da quale parte stare, scegli che quella battaglia si allontani dalla tua famiglia. Perché? Perché se resisti con la guida dello Spirito Santo, che ti mette le parole giuste in bocca, con la preghiera. Noi martedì siamo stati insieme col fratello Aldemir Santos e lui mi diceva, chissà se la Chiesa sta capendo veramente quanto è importante la preghiera. Ha parlato proprio tanto della preghiera. Dice, io vedendo le vittorie che si ottengono in preghiera, a volte se non riesco a pregare, sono preoccupato, sono spaventato dal non essere stato in preghiera. Perché? Perché in preghiera ricevo la vittoria. Perché in preghiera possiamo sentire la forza del Signore che si mette tra noi e il leone ruggente. E nella casa arriva la pace, e nella casa arriva la gioia. I discepoli hanno visto Gesù, erano ancora attoniti, hanno sentito quella frase pace a voi, poi hanno avuto la dimostrazione che quella frase veniva da Gesù e la gioia è entrata in quel momento. Da che c'erano le porte chiuse per lo spavento, ci sono state le porte aperte per la gioia e per la possibilità di predicare agli altri la parola di Dio. E allora grazie al Signore perché se noi possiamo fidarci ogni giorno di Dio è perché Gesù è morto sulla croce e questa comunione l'ha stabilita Lui per primo,
c'erano altre situazioni da vivere. Si doveva andare al tempio, si dovevano fare i sacrifici, ci doveva essere il sacerdote disponibile che faceva la preghiera, diciamo, quella che allora era la preghiera, per poter arrivare la nostra richiesta a Dio. Oggi c'è già. Oggi c'è la presenza del Signore. Oggi c'è la benedizione del Signore che è arrivata nelle case, nella vita di ognuno che vuole la presenza del Signore, nella vita di ognuno che sceglie di vivere una vita in connessione, per citare il fratello che ha parlato prima di me, con Gesù, perché quella connessione porta alla vittoria. Quella connessione porta a dire io sono più che vincitore in Cristo. Questa è una frase del nostro fratello Paolo. Io sono più che vincitore in Cristo. Allora io questa sera voglio pregare per quanti stanno vivendo questo momento di battaglia, per quanti stanno vivendo questa situazione di vedere un leone ruggente non dietro le sbarre del circo, dietro le sbarre dello zoo, ma un leone a tu per tu che sta chiamando altri leoni, che vuole stabilire la sua superiorità nella propria casa. Io voglio pregare per quanti stanno soffrendo con questo problema dell'ansia dato da questo combattimento, per quanti stanno vedendo delle vere difficoltà, delle difficoltà oggettive sul lavoro, sulla salute. Preghiamo questa sera per questo motivo, perché il leone ruggente deve fuggire dalle case dei cristiani. Cristo deve stabilire la sua dimora nella nostra vita. Il Signore deve stabilire che la nostra casa è la sua casa e il nostro cuore sgombero da ogni cosa che non piace a Lui, perché possa abitare nella nostra vita, perché possa essere la nostra guida, perché possa essere la benedizione dei nostri passi. Gloria a Dio, alleluia. Grazie, Signore, grazie, perché questa sera Tu hai connesso ognuno di noi a te, Signore, per dare un unico messaggio, un messaggio di salvezza, un messaggio di gioia, Signore, un messaggio di benedizione per le case di quanti questa sera sono stati con noi. Grazie. E per quelli, Signore, che si sono riconosciuti in queste parole, per quelli, Signore, che stanno vivendo un combattimento, opera tu. Per la salute, Signore, metti tu la tua mano, tu sei quello che ci ha fatto, tu sei quello che ci ha formato, tu, Signore, puoi benedire, tu puoi sistemare i problemi di salute. E noi sappiamo che quando ci fidiamo di te, quando abbiamo, Signore, messo il problema davanti a te, tu hai agito. E allora grazie, Signore, grazie perché tu agisci. Signore, per quanti soffrono di ansia, per quanti, Signore, in questo momento stanno sentendo che la preghiera è per loro, li mettiamo nelle tue mani. Toccali tu, Signore, risolvi questo problema, che sia un problema di salute, che sia un problema spirituale, nelle tue mani, Signore, affinché il leone possa fuggire, perché con la forza dello Spirito Santo il leone deve fuggire, perché tu sei il re del cielo e della terra e niente può resistere che non sia benedetto da te. Grazie, Signore. Grazie per questa televisione. Grazie per i suoi sostenitori, Signore, per come tu fai passare la benedizione attraverso le loro mani. Grazie, Signore, perché noi sappiamo che tu dai la benedizione a noi per essere canale di benedizione. E noi ti preghiamo, Signore, affinché ognuno possa sentire non solo la gioia di ricevere da te, ma anche la gioia di donare, la gioia di essere partecipi all'opera di Dio. Grazie, Signore. Continua a benedire ognuno di noi, continua a benedire quanti sono connessi, continua a benedire tutta l'opera, Signore, di parole di vita, i calendari, Signore, l'opera che viene fatta, la stampa, la TV, Signore, ogni cosa guidata da te, benedetta da te, la guida del tuo Spirito Santo sul fratello Cataldo, Signore, affinché ogni cosa possa essere alla tua gloria, ogni cosa possa essere la benedizione per il tuo popolo, nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Gloria a Dio. Gloria al Signore, Gloria a grazie Signore, Dio, alleluia. grazie, grazie, grazie. Amen. Grazie.
Grazie, grazie. Dio ti benedica tanto, tanto. Alla prossima. Mi senti? Alla prossima, fratello. Pace del Signore a tutti. Pace, pace. Dio ti benedica, pace. E adesso credo che abbiamo il fratello Arienzo, che è lì, pronto. Facciamo passare avanti. Pace a te. Ci sei? Mi senti? Pace, pastore. Mi senti? Ti sento. Allora vai avanti tranquillo, lasciati guidare dallo Spirito Santo, così come amen. Man mano lo Spirito Santo ci porta avanti. Amen, amen. Sono contento di quello che ho sentito fino ad adesso, perché sono sicuro che siamo tutti quanti connessi da un solo Spirito e che lo Spirito Santo vuole parlare alla sua Chiesa questa sera e che vuole dare direttive per questo tempo. Noi stiamo vivendo un tempo particolare e quindi abbiamo bisogno di sviluppare l'orecchio dello Spirito. E il pastore che mi ha preceduto parlava delle ansietà, parlava di tante argomentazioni spirituali e io ho dato come titolo a questo messaggio, a questo pensiero che lo Spirito Santo mi ha dato come liberi dalla paura. Una cosa che affligge la Chiesa d'oggi, che paralizza letteralmente la fede e la paura. Satana cercherà sempre di paralizzarti nel luogo e nella situazione in cui ti trovi, senza mai riuscire a farti realizzare chi veramente tu sei e quello che veramente tu puoi fare ed ottenere in Gesù Cristo. Noi nasciamo nella Genesi ad immagine e somiglianza di Dio. E noi nasciamo per dominare, Dio dà ordini all'uomo e dà dominio all'uomo, Dio dà istruzioni spirituali, l'uomo sa ogni cosa per rivelazione nella Genesi, lui intende il tempo che vive, quindi l'eternità, lui intende quello che lo circonda, lui dà nomi, lui rivela i nomi degli animali, tutto quello che lo circonda, lui lo intende, perché spiritualmente è connesso a Dio. Il peccato rompe questa connessione ed entra in gioco nel giardino la paura. Entra in gioco questo spirito tremendo che oggi è globale e che cerca di paralizzare, come ho detto prima, la fede, di non fare avanzare la Chiesa e la sposa di Gesù Cristo, di non farla realizzare la reale potenza di dominio che noi abbiamo riottenuto nella croce di Gesù Cristo. Dice la parola di Dio in Ebrei, capitolo 2, verso 14 e 15, poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anch'egli ebbe in comune le stesse cose, per distruggere, mediante la sua morte, colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Quindi la parola di Dio è chiara e dice che c'è uno spirito che tiene in schiavitù tutta l'umanità per tutta la vita. Perché? Perché la morte entra nella storia dell'uomo come qualcosa di estraneo. E l'uomo non era nato per morire, l'uomo è un essere eterno, noi siamo esseri eterni spiritualmente parlando. Quindi, che cosa fa la nostra carne? La nostra carne rigetta la morte. E quindi l'uomo entra in uno stato di paura di morte costante. Chi si distrae, chi sostituisce i pensieri con il lavoro, con l'iperattività e con qualcos'altro, non pensa ogni giorno alla morte, ma a volte succede che siamo afflitti da malattie, siamo afflitti da qualche condizione fisica e mentale, ed ecco che cade sull'uomo, e parlo in generale, la paura della morte. Ma la parola di Dio è stata chiara ed è bellissima, perché dice che Gesù Cristo si è fatto uomo affinché attraverso il suo sacrificio lui ha rotto l'impero della morte, quindi ha rotto questo diritto legale di tenere in schiavitù tutta l'umanità per la loro vita. Se noi siamo in Gesù Cristo, noi non cadiamo sotto questo tranello di morte. Amen. E di paura, scusatemi, di paura. Ancora dice la parola di Dio in secondo Timoteo 1:7.
Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura o di timidezza o di intimidazione, a seconda delle versioni, ma di potenza, di amore e di disciplina o di autocontrollo. Quindi la parola di Dio ci dice: noi non abbiamo avuto, ereditato, Dio non ha soffiato dentro di noi uno spirito di paura, ma lui ha dato all'uomo e ha ridato all'uomo attraverso la croce di Gesù Cristo lo spirito di potenza, lo spirito di amore, lo spirito di disciplina, di autocontrollo. E il pastore che mi ha preceduto parlava di ansietà che aumenta e porta al panico e porta a uno stato dove tu non riesci più a controllare le tue emozioni. Sapete, io parlo per esperienza. Molte volte la paura ti porta in uno stato di confusione, la paura ti porta a uno stato di tremolio costante, la paura ti porta in uno stato dove tu non riesci a controllare le tue emozioni in pubblico o in privato, la paura ti porta in uno stato di ansietà costante. E quando tu sostituisci quei pensieri con il lavoro, con l'iperattività e con altre cose, a volte con la TV, con la radio, e poi quando vai a dormire la notte, nel cuore della notte, quelle paure ti svegliano e ti prendono i nervi dello stomaco e nascono gastriti e vengono malattie fisiche. E questo degenera quando noi non assimiliamo la verità della parola di Dio, che ha detto che l'impero della morte è stato distrutto e che noi non abbiamo avuto uno spirito di paura, ma di potenza e di amore. Questa rivelazione viene solo quando noi realizziamo veramente chi siamo per Gesù e chi Gesù è per noi ed è con noi. Il pastore prima parlava del leone che ruggisce. Sapete, io dico sempre alla Chiesa: Satana non ha potere, il potere di Satana è stato distrutto alla croce di Gesù Cristo. Ogni tipo di dominio, ogni tipo di azione legale è stata distrutta alla croce di Gesù Cristo. Lui ha potere lì dove noi gli diamo potere, lui agisce lì dove noi gli apriamo delle porte, lui entra dove noi lasciamo che con il peccato lui possa conquistare territori della nostra vita, delle nostre emozioni, del nostro cuore, della nostra psiche. Noi dobbiamo sapere che lui non ha diritto sulla nostra vita. Io ti voglio dire in questo momento, a te che stai ascoltando, se tu sei in Gesù Cristo, nessuna bugia, nessuna menzogna di paura, di morte ha potere sulla tua vita. La croce di Gesù Cristo, il sangue di Gesù, il corpo che si è spezzato su quella croce, hanno dato di nuovo dominio e potenza all'uomo. Con una storia in Samuele capitolo 17, voglio leggere dal verso 8, è una strategia di Satana questa che adesso leggerò. È una storia famosa, la conosciamo tutti quanti. Sto parlando di Davide e Golia. La parola di Dio dice: egli dunque si fermò, e parla di Golia, e gridò alle schiere di Israele, dicendo: perché siete usciti per schierarvi in ordine di battaglia? Non sono io un filisteo e voi servi di Saul? Sceglietevi un uomo che scenda contro di me. Ecco che cosa fa il diavolo. Mi voglio fermare un attimo. Il diavolo cercherà costantemente di toglierti l'appartenenza. Quando viene una menzogna di Satana e mina la nostra appartenenza, lui diceva alle schiere di Israele: perché siete usciti a schierarvi in battaglia? In sostanza Satana ti dirà: tu non sei in grado di vincervi. Tu non sei in grado di vincere questa paura, tu non sarai in grado di superare questo ostacolo, tu non arriverai oltre questa crisi di panico, tu non andrai oltre quel problema. Questo stava facendo il gigante verso le schiere di Israele. E ancora, lui si dichiarava appartenente ai Filistei e diceva invece alle schiere di Israele: voi siete servi di Saul. Il diavolo ti dirà: tu sei uno schiavo, non sei figlio di Dio, non hai appartenenza, tu non hai identità. Quello che stava facendo il Golia in quel momento era proprio questo. Stava dicendo: tu non potrai appartenere
tu non sarai in grado di sopportare la croce, tu non sei stato chiamato, riscattato. Lui sminuirà costantemente l'appartenenza, la tua appartenenza. Tu devi dichiarare ora, e in questo momento farlo come un atto profetico. Dichiara ora, nel nome di Gesù Cristo, io appartengo a Cristo, io sono un figlio di Dio, io sono figlio riscattato, comprato con il sangue di Gesù, e alla croce Satana è stato sconfitto, lui ha fatto dell'inferno un pubblico spettacolo. Chi riscattò Davide? Davide aveva affrontato il leone, Davide aveva affrontato l'orso, Davide aveva visto la mano dell'Eterno schierarsi dalla sua parte, e quando lui sentì questo filisteo incirconciso offendere le schiere di Israele, dice la parola di Dio che lui si faceva avanti mattina e sera continuamente per 40 giorni, lo dice al capitolo 17 verso 16, dice che mattina e sera, e quanti soffrono di paura mi possono confermare, io lo so perché sono stato liberato da uno spirito di paura. Quanti hanno sofferto e soffrono di paura mi possono confermare che giorno e notte i pensieri ti perseguitano, giorno e notte quella paura ti assale, quel pensiero è costante, e anche se tu ti vuoi distrarre con altre cose, lui arriva, piomba addosso, all'improvviso ti prende nello stomaco e ti porta un tremolio, e tu non sai gestire le emozioni, caldo e freddo, e in quel momento tu vorresti solo scappare ma non sai dove scappare. Questo è quello che faceva il gigante. Per 40 giorni lui si presentava davanti alle schiere di Israele, giorno e notte per 40 giorni. 40 giorni è simbolo di isolamento. Gesù fu portato 40 giorni nel deserto da solo. Noi siamo stati portati in una quarantena per questa pandemia. Siamo stati isolati. 40 giorni e quarantena e isolamento. Satana cercherà con le sue strutture, con il suo sistema, di isolarti dal corpo, di portarti lontano dalla struttura del regno, di dimostrarti che tu non sei degno. Lui ti costruirà una bolla intorno a te in modo che tu possa sentirti schiacciato. Ma io ti voglio dire questa sera che nel nome potente di Gesù Cristo tu hai vittoria, perché il nome di Gesù ha vinto, perché Gesù Cristo, lui è re, lui è sovrano, lui siede sul trono, lui è sceso all'inferno e ha fatto dell'inferno un pubblico spettacolo, lui ha preso le chiavi del dominio e le ha ridate alla Chiesa, le ha ridate a te, le ha ridate a me, e noi abbiamo la potenza nel nome di Gesù Cristo e attraverso lo Spirito Santo di schiacciare lo spirito di paura che vuole paralizzare la tua fede, che non ti vuole fare avanzare. Ma questa sera io ti dico nel nome di Gesù Cristo, tu conquisterai i territori della tua casa, della tua famiglia, i territori del tuo lavoro, perché quella bugia andrà via. Questa sera tu la confesserai. Dico sempre ancora alla Chiesa, quando una bugia ti assale, quando sei oppresso da qualcosa, confessala e rifiutala, e questo è già il 50% del lavoro della liberazione. E quando poi ti pieghi davanti alla croce di Gesù Cristo e accetti e confermi la sua paternità, lì avviene la libertà completa. Tu afferri la libertà completa ai piedi della croce di Gesù Cristo. Satana non vuole che tu trovi quel luogo sicuro, la croce di Gesù Cristo, lì dove vinci ogni cosa. Quando tu ti metti in preghiera e vai alla croce e riesci a posare il tuo peso, lì si spezzano i legami della paura, si spezzano i legami della morte, va via l'oppressione, va via le psicosi, vanno via il panico, va via l'ansia, nel nome di Gesù Cristo questa sera sta andando via. Io sento nel nome di Gesù che c'è un flusso di liberazione in questo momento, viene nel nome di Gesù nella tua casa, sulla tua vita. Tu stavi sentendo e bramando che lo Spirito Santo potesse portarti un messaggio di liberazione. Io so per certo che tutta questa trasmissione è stata concentrata sulla potenza della liberazione, della guarigione, sulla potenza del regno, sulla potenza del nome di Gesù. Io ti dico ancora, tu non hai ricevuto uno spirito di paura, ma hai ricevuto uno spirito di potenza. Oh, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni
Per essere testimoni di Cristo noi dobbiamo conoscere i fatti. E chi ci testimonia del fatto reale? Lo Spirito Santo che vive dentro di noi. Mi attesta che Gesù è mio papà. Mi attesta che Gesù è mio Dio. Mi attesta che Gesù è re dei re, il leone della tribù di Giuda. E per quanto Satana voglia imitarlo e voglia presentarsi come un leone, il nostro vero leone è il leone della tribù di Giuda. Lui vince, lui trionfa, lui regna, lui siede sul trono. E in questo momento voglio pregare, perché sento forte una potenza di liberazione. Io sento che catene cadono in questo momento nel nome di Gesù Cristo. Io ti invito nel nome di Gesù in questo momento a stendere le tue mani verso lo schermo, verso il telefono, dovunque stai ascoltando questa trasmissione, in ogni territorio, per ogni continente. Oh Padre, nel nome di Gesù Cristo, io dichiaro in questo momento liberazione nel cosmos, affinché questo messaggio non sia impedito, ma venga, Signore, il flusso, venga, Signore, nel nome di Gesù Cristo, le onde arrivino in ogni luogo, in ogni nazione, nel nome di Gesù, in questo momento, viene, Padre, un flusso di liberazione per la potenza del nome di Gesù Cristo, per la potenza del sangue di Gesù Cristo, per quel corpo che si è spezzato alla croce. Signore, io dichiaro, Padre, nel nome di Gesù, che in questo momento ci sono uomini e donne che stanno dichiarando cosa soffrono, che stanno riversando la loro paura senza vergogna in questo momento. Rivela la tua paura. La paura ti tiene incatenato dalla vergogna. Adamo ebbe paura e subito dopo ebbe vergogna. Dopo la paura lui si coprì perché ebbe vergogna. Noi tendiamo come esseri umani a salvaguardare la nostra coscienza, il nostro io, il nostro orgoglio, e quando una paura ci assale, una bugia ci assale, noi ci nascondiamo perché ci vergogniamo. È lì che Satana ti schiaccia. Io ti voglio dichiarare in questo momento che va via ogni copertura, ogni foglia di fico maledetta va via nel nome di Gesù Cristo. Viene la libertà in questo momento, viene il flusso della liberazione, va via ogni copertura del peccato, va via, oh Padre, svergogna in questo momento ogni struttura legale che tiene incatenato uomini e donne al peccato, alle oppressioni, alle accuse, al rifiuto, all'amarezza, alla mancanza di perdono. Padre, in questo momento scende il manto della paternità, scende il manto della paternità, scende quell'amore genuino. Tu ti sentirai perdonato perché Dio ti ha dato uno spirito di amore, uno spirito di autocontrollo e di disciplina. Padre, nel nome di Gesù Cristo, in questo momento cadono le catene dell'accusa. Padre, io dichiaro che quella bugia che si presentava viene dimenticata ora. Viene dimenticata ora nel nome di Gesù. Tu dimenticherai quella emozione che ti assaliva all'improvviso quando arrivava quella bugia, l'ansia che veniva, il panico che sorgeva, la paura che ti assaliva, il tremolio alle gambe, le emozioni confuse, lo stordimento della mente. Tu lo dimenticherai in questo momento nel nome di Gesù Cristo. Viene la lucidità, viene la luce, viene l'ordine nel nome di Gesù. Se tu permetti allo Spirito Santo di operare nella tua vita, e se tu confessi ogni peccato, se tu rinunci ad ogni diritto che hai dato al nemico, se tu mandi via quel vizio che ti domina, se chiudi quella pornografia, se chiudi con il fumo, se chiudi con il gioco, se chiudi con l'ubriachezza, io dichiaro in questo momento che sarai sciolto da ogni legame nel nome potente di Gesù Cristo. Questa sera avevi un appuntamento nei cieli che si è riversato sulla terra. L'unzione dello Spirito Santo ti libera, l'unzione dello Spirito Santo ti guarisce, l'unzione dello Spirito Santo ti rigenera. Grazie Padre, grazie Signore, nel nome potente di Gesù. Amen. Oh, sì Signore, alleluia, lode e gloria a te, sì Signore, sì Signore. Oh Re che vai. Amen, amen. Grazie Signore, perché il vento dello Spirito si allarga e soffia in ogni direzione, dovunque arriva la parola. Lo Spirito Santo aggredisce il cuore che riceve la parola ed opera e vivifica e porta il cambiamento radicale nell'essere che si apre a Dio. Gloria al Signore anche questa sera. Vogliamo ringraziare Dio insieme, vogliamo insieme ringraziare Dio. Dovunque ti trovi, a casa, dove sei, mettiti insieme e ringraziamolo. È quello che il Signore ti ha fatto comprendere
comincia a metterlo in pratica. Sì, comincia, come hai udito, se sei un fumatore e vuoi che realmente il Signore operi, piglia le sigarette, mettili sotto i piedi e dici: nel nome di Gesù Cristo, mai più tu entrerai nella mia bocca. E cominciando a fare questo nel nome di Cristo, non senti più la necessità di dover fumare. Tu che sei abituato alla droga e vuoi essere liberato, prendi quell'altro pezzo che ti è restato, mettilo sotto i piedi, come tritarlo, come tritare quel vizio nel dire: mai più entrerai nella mia bocca. Dici sempre nel nome di Gesù, perché il potere è nel nome di Gesù Cristo, e così via dicendo tutte le altre cose. Se sei un bevitore, prendi l'ultima mezza bottiglia che ti è restata, sbattila a qualche parte che non sporchi per terra, la rompi nel nome di Gesù. Io ti rompo, e come rompo la bottiglia, così rompo le radici del vizio nella mia vita nel nome di Gesù Cristo. E così via facendo. Tu che hai cassette di pornografia, che stai lì e continui a viverci e te ne nutri ogni momento, prendili, sbattili nel fuoco nel nome di Gesù Cristo. Mai più spenderò il mio tempo intorno a queste cose. E via, tu hai capito? Ora, per altre cose che tu hai, devi reagire, perché nella nostra reazione vediamo il diavolo che fugge. Sì. Sai, nella mia zona qui ci sono molti cani randagi, e spesse volte io vado a farmi una camminatina perché si avvicinano, si avvicinano. Se io, si accorgono che ho paura, mi fanno cotto e cucinato. E invece, quando vedo che si cominciano a avvicinare, mi comincio a muovere dove c'è un sasso per terra. Comincia a corrergli dietro, a far sentire il sasso che cammina vicino alle loro gambe, ed ecco che i cani non ci sono più. E se ne scappano, abbaiano, ma non si accostano più. Signore, aiutaci. Il diavolo si fa forte quando tu resti sotto le sue grinfie, quando invochi il nome del Signore Gesù Cristo e nel suo nome ti avvicini al diavolo, come fece Davide non disse: io vengo perché ho ucciso il leone, ho ucciso l'orso. Disse: io vengo nel nome del Dio vivente, vengo contro di te. In Cristo c'è potenza. Nel nome di Cristo io sgrido ogni forza nemica nella mia vita, nella mia mente, nel mio cuore, nel mio essere. Ti ordino, nel nome di Gesù Cristo, ordino ogni pensiero che non viene da parte di Dio nella mia vita di uscire fuori, e che ogni pensiero sia sottomesso a Cristo, che deve avere il dominio totale sulla mia vita. Ecco che qui comincia la battaglia. E quando tu perseveri, quando parti, parti già come un grande soldato vittorioso, perché lo Spirito Santo ti avvolge, comincia a prendere il dominio della tua mente, ti comincia ad incoraggiare, ti comincia a far sentire forte e ti muovi in fede, e la fede cresce. E vedi che lungo la strada il diavolo, quando ti incontra, deve cambiare strada. Dici: qua non ci posso andare perché c'è questo, per noi, per lui siamo noi il diavolo. Dici: perché qua c'è questo diavolo, non ci posso andare. E così si invertono i ruoli. Signore, aiutaci. Va bene? Hai capito, sorella? Frate, hai capito? Perché se tu ti metti così, si mette addosso come una scimmia. Mi ricordo una volta, il Signore mi diede una visione di una sorella che stava così con una scimmia addosso. Ho detto: ma sorella, ma tu c'hai una scimmia addosso? E un'altra volta mi compaiono a volte una sorella che stava tutta un po' disavveduta, stava tutta così, aveva in mano qualcosa da mangiare, mentre lei stava tutta disinvolta per i fatti suoi, distratta, arrivò la scimmia e gli tolse tutto quello che aveva in mano. Dico: Eddie, tu non devi stare così, perché dobbiamo reagire
nel nome del Signore, e dobbiamo consacrare la nostra vita al Signore. Attenzione sorella, attenzione fratello, scusami che ti impegni, resto un altro, ti lascio un altro poco, perché molti usano solo la formula nel nome di Gesù, non è la formula. I figli del sacerdote diceva negli Atti degli Apostoli, usavano la formula di Paolo, ma se ne tornarono spogli, senza vestiti, perché Paolo lo conoscevano, a Cristo pure, ma loro dicevano solo la stessa cosa, ma non si erano consacrati al Signore. Tu devi dare il tuo cuore al Signore in questo momento. Devi dire, Signore, io da questo momento, dato che so che Tu sei il liberatore, io voglio che Tu abbia il dominio nella mia vita. Okay. Sulla mia vita è sempre. E allora Amen. Vedi la vittoria. Gloria al Signore. Ti invito, fratello, di pregare per quelli che stasera vogliono fare questo passo di fede, perché sorella, sai, se non prendi questa decisione, noi preghiamo insieme con il fratello, ma tu devi pregare insieme con noi. È una decisione da prendere. Se vuoi fare questo passo di fede, segui la preghiera che fa il fratello Manuele. Ti raccomando. Lui ti guida alle parole che devi dire, li devi dire col cuore, e questa sera il Signore ti salva, questa sera il Signore ti libera, questa sera, questa notte, tu dormirai come non hai mai dormito. Alleluia, gloria al Signore, perché Cristo è all'opera e Lui non si ferma, Lui ti conferma quello che noi ti stiamo dicendo. Se tu dai il tuo cuore al Signore in questo momento cambia tutto, è come un nuovo giorno che si apre davanti a te, è un cammino che non si ferma più, si ferma nell'eternità, nella presenza di Dio. Allora sorella, prega insieme con noi, fratello, prega insieme con noi, alza la tua mano di fede, insieme ci accordiamo, e mentre il fratello ci guida in preghiera, segui parola dopo parola, con tutto il cuore, e questa sera vedrai una svolta nella tua vita, perché Cristo, per mezzo dello Spirito Santo, farà un'opera potente nella tua vita. Gloria al Signore. Vai, fratello. Sì, Signore. Oh, Padre. Sì, Signore. Padre, in questo momento, nel nome potente di Gesù Cristo, tutti coloro che hanno fatto atti di fede, Padre, io dichiaro che nelle atmosfere spirituali sono come degli atti legali che sono stati strappati, dei diritti, alleluia, che Satana aveva, sì, sulla, Signore, loro vita. Sì, Signore, Padre, in questo momento, sì, nel nome, Signore, potente di Gesù Cristo, sì, Signore, si sciolgono, Signore, sì, Signore, gli spiriti di nicotina, sì, Padre, nel nome di, sì, Gesù, Signore, dalle gole di coloro, sì, che erano schiavi della sigaretta, Signore, sì, Padre, nel nome di Gesù Cristo, io sciolgo in questo momento, nel nome di Gesù, ogni diritto che aveva, Signore, il gioco sulle vite di coloro che erano ludopatici, Padre, nel nome di Gesù, che erano schiavi delle scommesse, delle slot machine, Signore, Padre, dei gratta e vinci. In questo momento cade ogni diritto di coloro che hanno rifiutato questo spirito, nel nome di Gesù. Io dichiaro ancora, Signore, ogni ubriachezza è stata mandata via, ogni ubriachezza è stata mandata via nel nome di Gesù Cristo. Tu, Signore, sostituirai, sì, Signore, l'ubriachezza dell'uva, sì, Signore, con la, sì, gioia, Signore, dello Spirito, sì, inebriati, Signore, dalla gioia, sì, dello, sì, Spirito. Padre, sì, nel nome, Signore, di Gesù, ancora, sì, ogni concupiscenza della carne, sì, Signore, sia sottomessa allo, sì, Spirito, Signore, in questo, Signore, momento, nel nome di, sì, Gesù, Signore, quel desiderio carnale, sì, che non riuscivi, Signore, a contenere, sì, che, Signore, ti portava alla pornografia, sì, che, Signore, ti portava, sì, alla, all'infamia, Signore, che, alleluia, ti portava alla promiscuità, Rica, sessuale. Io dichiaro, Santa, ora rotto ogni diritto, nel nome di Gesù Cristo, viene la libertà in questo momento, viene il sangue di Gesù, viene a lavare la tua vita. Io dichiaro ora, nel nome di Gesù Cristo, Signore, che ancora, alleluia, tutti coloro che, sì, erano incatenati, Signore, dalla, sì, droga, Signore, ora io dichiaro, sì, Signore, rigenerazione del sangue, rigenerazione delle cellule. Io dichiaro che nessun flusso più estraneo entri nelle tue vie, entri nelle tue vie respiratorie, entri nelle vasi sanguigni. Io dichiaro purificazione per il sangue di Gesù Cristo per la tua vita. Ora, ora, nel nome di Gesù, il foglio che ti accusava è stato inchiodato alla croce, viene a nascere di nuovo, viene una nuova vita, una nuova testimonianza, da ora, nel nome di Gesù Cristo. Grazie, Padre.
nel nome di Gesù. Grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore. Alleluia, grazie, grazie, grazie per quello che tu hai fatto questa sera nella vita della sorella, nella vita del fratello, grazie perché dove arriva la tua parola tu sfondi in un modo potente, dove arriva la tua parola tu compi segni, prodigi e miracoli, liberazione e risposte appropriate ai bisogni del tuo popolo. Signore, ti ringraziamo per questa sera come tu ci hai dato la possibilità, per la grazia che ci hai concesso di amministrare la tua parola. Continua l'opera tua. Spirito Santo, noi ci fermiamo, ma tu continua a parlare. Porta a segno ogni opera che tu hai iniziato in questo momento mentre siamo stati insieme. Sì, perché colui, fratello, sorella, dove ti trovi, colui che ha iniziato in te questa opera la porterà a compimento. Amen. Fidati di Dio, cammina con Lui e lasciati guidare dallo Spirito Santo. Signore, a te rendiamo lode, onore e gloria, ora e sempre. Amen, amen, amen. Alleluia. Grazie, caro Manuela, alla prossima. E grazie pure a voi che siete insieme con noi. Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale. E ti voglio ricordare che domani mattina cominciamo già dalle 6 con il programma del fratello Santos, Incontro con Dio. Svegliati prima, svegliati nel corpo e il Signore ti sveglia nello spirito. Svegliati tu che dormi e il Signore ti riempirà di luce, Cristo ti riempirà di luce. Se vuoi il risveglio spirituale nella tua vita, comincia a risvegliarti nella carne e comincia a cercare il Signore fin dal subito, oppure il giorno, fin dal mattino. Noi siamo sempre in rotazione per aiutare, collaborare, investire con la parola di Dio, perché essa parola cambia tutta la tua vita. Gloria sia resa a Dio. Pace. Buonanotte, a domani mattina, Dio piacendo. Dio ti benedica.